Il segreto di Massimo Bontempelli. Cioè, leggiamo questo racconto, perché è un racconto esemplare, diciamo, di questo lavoro che abbiamo fatto fino adesso sulla struttura del racconto. Ecco, Massimo Bontempelli, nato nel 1878, ha avuto una formazione letteraria tradizionale. Allora andava molto in voga Carducci come poeta. Poi però si è accostato ai movimenti di avanguardia, quindi di cambiamento della letteratura, della cultura degli inizi del Novecento, il futurismo, eccetera. Ma sicuramente fra tutti i movimenti che si sono succeduti all'inizio del Novecento, scusate, quello che più lo ha colpito è quello del surrealismo, ma è una cosa molto semplice. Diciamo che in realtà non è semplice per niente, però sintetizzando, diciamo che c'erano alcuni artisti che avevano questa pretesa, o almeno questo scopo nelle loro opere d'arte, cioè quello di rappresentare i sogni, gli incubi, cioè tutto ciò che in sostanza rimane nella nostra psiche, nella nostra mente. Spesso solamente confinato in quella parte di subconscio, eccetera, che noi non esplicitiamo agli altri, e che si esprime meglio, ad esempio, nel sogno o nell'incubo, quindi si esprime questa parte un po' compressa della nostra mente, si esprime solo quando non abbiamo il freno del conscio, e viene fuori questa parte di noi che è inconscia, inconsapevole, ad esempio nei sogni o negli incubi. E allora possiamo parlare di realismo magico, in quanto i racconti, ad esempio, di Massimo Bontempelli non sono realistici per niente, o meglio, sembrano apparentemente, quando noi iniziamo a leggerli, sembrano realistici, ma poi contengono degli elementi che vanno al di là di quello che è il realismo. Ecco perché parliamo di realismo magico. Questi elementi, quindi, che sono irrazionali e che sono fantastici. Diciamo che altri narratori di questo genere saranno Tommaso Landolfi e in parte lo stesso Dino Buzzati, di cui abbiamo letto un racconto realistico prima. E scrisse anche lui dei racconti fantastici, pur essendo, abbiamo visto, un autore di una generazione successiva. Allora avete capito quindi che stiamo per leggere un racconto che ha degli elementi probabilmente fantastici e magici, chiaro? Oh, e quindi è un racconto molto interessante per noi. Il racconto si intitola Il segreto. Incomincia con questa sequenza in cui il protagonista fa il bilancio della sua vita. Canuto sta pensando che 50 anni è una vita, è abbondante, una vita che egli ha cominciato con un atto di viltà. Fino a 25 anni non conta. Attenzione, questi 50 anni non sono i 50 anni suoi, ma sono i 50 anni che lui è vissuto lontano dal suo paese. Una vita che egli ha cominciato con un atto di viltà. Quindi, lui è nato 75 anni fa, ma 50 anni fa è nata una parte della sua vita, questi 50 anni vissuti altrove, all'estero, e che sono nati con un atto di viltà. Fino ai 25 anni non conta, è un'età sbadata che poi si butta via, e allora si comincia sul serio. Canuto l'ha buttata via con un atto vile che lo ha spinto lontano dal suo paese. E sono cominciati 50 anni di vita seria, lavoro, arricchire, rovinarsi, lavoro, risollevarsi. E questo 3-4 volte, non sa più quante. Ora ha 75 anni e torna in patria. Di questi 50 anni effettivamente si dice ben poco, no? Quello che conta particolarmente nella sua vita è quello che è successo 50 anni fa, quando ne aveva 25, e quello che sta succedendo adesso, quando è ritornato al paese. Per mezzo secolo era riuscito a non ripensare mai al passato, a non ripensare mai il passato. Ora lo ripensa tutto, dal giorno che era partito a 25 anni, quando stava per sposare Ilaria, che ne aveva 22 ed era bellissima.
Ma la vigilia delle nozze, Canuto era stato colto da una vertigine di paura. Aveva tutt'a un tratto capito di non essere più innamorato. Aveva sentito scoppiare entro sé torbidamente tutte le ambizioni che l'amore aveva per qualche tempo soffocate. Le nozze imminenti gli apparvero come un abisso davanti a lui pronto. Voltò le spalle all'abisso. La mattina della vigilia preparò in fretta e occultamente, quindi di nascosto, la partenza, come si prepara una fuga. Ma non volle che fosse fuga. Aveva mandato le valigie a un paese vicino. Prima di raggiungerle, mosse verso la casa di Ilaria per dirle con franchezza la propria risoluzione. Pensò anche, forse Ilaria mi ucciderà, ma non è probabile. Vedremo. Giunto presso la casa di lei, un poco fuori del paese, in un gruppo di abitazioni verso monte, il luogo era deserto e pieno di sole, vide quella finestra, sentì il cuore gonfiarsi. Per rimettersi, si ritirò in un anfratto del muro. Qui un canto in cavità del muro. Sedé sopra una pietra. Udì rumore dall'alto del muro di faccia. La finestra di Ilaria si apriva. Un tronco gli permetteva di vedere non visto. Ilaria apparve lassù. Le braccia nude mandavano raggi. Lei batté le mani come un bambino. Nel senso, così, cioè, contenta, no? Poi, rivolgendosi a qualcuno che doveva trovarsi alla finestra di contro, Ilaria gridò. Domani mi sposo, domani mattina, sono troppo felice. Poi si mise a cantare. Allora a Canuto mancò il coraggio. Appena Ilaria si fu ritirata, Canuto fuggì, raggiunse il paese, di là mandò a lei una lettera d'addio e a precipizio, di treno in treno, senza lasciare traccia di sé, arrivò a un porto, si imbarcò, fu in America e vi rimase per 50 anni. Per qualche tempo non aveva più saputo nulla di lei. Ecco, vedete, questa è una macro sequenza. Cioè, viene raccontato ciò che ha fatto Canuto 50 anni prima, 50 anni fa. Adesso abbiamo capito in cosa consiste l'atto di viltà. L'atto di viltà è stato quello di scappare via il giorno prima del matrimonio con Ilaria, senza dirle niente, con la scusa che quando era arrivato vicino a lei non aveva avuto il coraggio perché ha percepito che lei, insomma, era troppo contenta e non avrebbe, insomma, non avrebbe accolto una cosa del genere. E questa è una macro sequenza. Le macro sequenze, abbiamo detto, sono gruppi di sequenze, perché sono dette tante cose, vero? In questa parte qua. Poi c'è una sequenza di raccordo. 2 anni più tardi, un suo compaesano, arrivato anch'egli oltremare a cercare fortuna, gli disse che Ilaria era stata qualche tempo in pericolo di vita. Ecco, è vile, vigliacco, perché è andato via il giorno prima del matrimonio, sapeva benissimo che l'avrebbe gettata nella disperazione più nera. È vero che addirittura sembra stesse per morire Ilaria. Poi è entrata in una pazzia dolce, che era creder sempre d'essere alla vigilia delle nozze. Questa demenza l'aveva salvata. Quindi non si toglie la vita, solo ed esclusivamente perché impazzisce. Più tardi, pochi parenti che Canuto aveva lasciati in paese, uno dopo l'altro morirono. Poi erano passati altri anni o decenni, eccetera. All'età di 75 anni, ecco Canuto torna al paese. Ecco qui incomincia la fase, un'altra grande macrosequenza, che è quella che ci porterà fino alla fine. Ed è la macrosequenza in cui si racconta cosa avviene quando Canuto ritorna al paese all'età di ormai 75 anni, cioè 50 anni dopo aver lasciato la sua fidanzata il giorno prima delle nozze. Pensava che Ilaria, ora 72 anni, forse è morta. La stazione del paese era nuova, nuovo l'albergo in cui Canuto discese e nessuno riconobbe il suo nome, eccetera, eccetera. Adesso c'è tutta una sequenza in cui aumenta sempre di più la tensione, perché alla fine praticamente Canuto arriva nella casa di Ilaria. E qui è il momento proprio di spannung, di massima tensione. Non sa quanto tempo vi sia rimasto, forse pochi minuti in mezzo al sole di maggio con gli occhi l'affissi. Quando s'udì un rumore, la finestra si aperse. Come 50 anni prima, adesso è di nuovo davanti alla casa di Ilaria e si apre nuovamente la finestra. E una fanciulla vi apparve. Canuto a stento si trattenne dal gridare: Ilaria! Era bellissima. Le trecce nere pareva dovessero bruciare e toccarle. Le braccia nude mandavano raggi. Ilaria di allora! Vede una ragazza, diciamo 22enne, che esattamente assomiglia all'Ilaria di 50 anni prima.
E lei batté le mani come un bambino, come esattamente quello che era accaduto 50 anni prima. Poi, volgendosi a qualcuno che doveva essere alla finestra di conto, lei gridò: "Domani mi sposo, domattina sono troppo felice", e si mise a cantare. Esattamente la stessa scena. Canuto premé le mani. Ecco, allora qui abbiamo infatti le varie ipotesi. La figlia o la nipote? La figlia, sì, anche se insomma è difficile che una donna riesca a fare un figlio a 50 anni. Sì, esatto. Perché per avere 22 anni questa ragazza, giusto, voleva dire che, insomma, che poi Ilaria aveva dovuto farla subito. Scusate, aveva dovuto farla a circa 50 anni. Insomma, adesso i calcoli. Però sta di fatto che più probabilmente potrebbe essere una nipote. Si chiama oltretutto come lei. Solo che avviene qualcosa. Avviene che a un certo punto questa ragazza va nell'altra stanza e compare un'altra donna. Andiamo, diciamo, verso il finale a sorpresa. Vedete dove c'è scritto finale a sorpresa? Ancora esce questa ragazza, domani mi sposo, domani mattina, poi si ritrasse nell'altra stanza cantando. Un uscio s'aperse ed entrò una donna anziana. Canuto disse balbettando: "Sono un vecchio amico di casa, vengo da lontano, mancavo da tanti, tanti anni. La famiglia?" Ritenzione, puntini di sospensione. Che fine ha fatto la famiglia? "Oh signore," gemé la donna, "non trova più nessuno della vecchia famiglia, tranne lei," accennò col capo all'altra stanza onde arrivavano le note più acute del canto di gioia. Cioè, tranne quella ragazza che lei ha visto prima. "Io sono una nipote lontana. Fin da giovane sono venuta a star qui con la zia per curarla." La zia? Sì, zia Ilaria, l'ha vista? Tanti, tanti anni fa ha avuto un grande dolore. Il fidanzato l'ha abbandonata il giorno prima delle nozze. Lei è impazzita. Ecco, quindi, perché vi dicevo il sogno, l'incubo, quasi un racconto metafisico simile alla pittura metafisica di De Chirico. Perché quella ragazza era ancora lei, era la stessa Ilaria che era rimasta giovane per 50 anni, come bloccata, gelata e congelata, insomma, a quell'età, esattamente bella, giovane ragazza come 50 anni prima. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.